trova un canestro da oltre 3 minuti, ci riprova allora dall'arco e Kiefer Sykes. Polonara prova a mettere palla per terra, gli viene soffiata però da Sykes, che poi di tocco manda a schiacciare in 1 contro 0 Demetris Nichols. Gentile questa volta preferisce il passaggio per Cooley, che sbaglia ma segue a rimbalzo offensivo, il tapine vincente. Capisce tutto il solito Sykes, che intercetta il pallone, serve l'assist per Green. Smith che prova a battere Spizzichini, ovviamente ha tutt'altra esplosività, infatti lo lascia sul posto. Ora Smith, c'è il riposto di Cooley che non viene servito. Smith allora si prende la tripla e segna pure questa. Il fallo, non arriva il fischio arbitrale, allora l'ultimo tiro sarà per Avellino, che riesce a prenderlo in tempo con l'appoggio al vetro esattamente un attimo prima della sirena. Benford che spara da 3 punti e ormai si è abbondantemente scaldato. Ancora Sykes, blocco verso il fondo di Young, che libera la strada a Kiefer Sykes. Poi fa restituire il pallone da Spizzichini. Palleggio, arresto e tiro di Demetris Nichols, da fenomeno. E fa una fesseria tirando una conclusione che finisce sul bordo alto del tabellone e lascia un'altra occasione Sassari. 2 punti del meno 9. Smith, la penetrazione, lo scarico per il taglio di Diop. Schiaccione a due mani. Caleb Green, palleggio, arresto e tiro da 3 punti. Un'altra tripla per Avellino. Vedete le percentuali al tiro in questo quarto periodo. Gran giocata di Patrick Young con la virata. Finisce qui la partita. Vince la Sidigas Avellino.